Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi non apriamo un calendario, bensì due calendari. No, così sono quattro. Due calendari dell'avvento e parliamo dei due calendari di Sephora Collection. In questo video apriremo questa meraviglia dorata. Quanto è bello! È il Wishing You, contiene 24 sorprese e questo qui piccolino ne contiene 12. Praticamente andiamo dal 1 al 24 di dicembre e qui dal 26 al 31, quindi ci accompagna proprio fino alla fine di quest'anno. E niente, sono stracuriosa di sapere cosa ci nasconderà questo calendario, che non so se uscirà prima questo video o l'altro calendario di Sephora, non lo so, poi vediamo come mi gira. No, che bello! No, vabbè, stupendo! Si apre, cioè, a parte questo dorato qua è troppo bello e contiene delle scatoline, ma quanto sono belle! No, vabbè, è bellissimo! E questo invece, vediamo come è fatto dentro. Non litigo con le scatole, non riesco ad aprirlo, sono super impacchettati. Ah no, ma che bello! In questo caso qui sono fatti in questa maniera. No, bellissimo. Già mi piace. Niente, partiamo subito con lui, sono veramente stracuriosa di sapere cosa ci nasconderà. Però già esteticamente è qualcosa di bellissimo. Come sempre, se ti fa piacere, ti chiedo di iscriverti al mio canale, attiva anche la campanellina così non ti perderai i prossimi contenuti e i prossimi calendari dell'avvento e seguimi anche sui social. Ok, prendo la mia scatolina numero 1. Ok, cerca di non farli cadere. Abbiamo, eyeliner. Questo qui, dimmi che sei quello con le... Ah, cavolo, è in feltro. Comunque, ho provato questo eyeliner, però io ho proprio un amore, per gli eyeliner in setole, anche se lui comunque scrive molto bene, è super nero ed ha un tratto veramente super preciso. Anche se è in feltro, è un feltro morbido, capito? Non so spiegarmi, però è veramente un super eyeliner. Anzi, la versione addirittura waterproof è incredibile. Partiamo già con un bel prodotto in full size, ovviamente ci fa sempre comodo. Io non vivo mai senza eyeliner, quindi sono contenta. Scatolina numero 2. Qui, ah, oh cavolo, questo è fantastico. Questo lo adoro. L'ho usato un casino perché è super rinforzante. Sì, è proprio lo smalto rinforzante che ho. C'è stato un momento nella quale avevo le unghie che mi si spezzavano, non riuscivo a farle crescere, mi si spezzavano continuamente, soprattutto durante la pandemia. Questo mi ha salvato letteralmente la vita. Le rinforza, le fa crescere belle sane, belle resistenti. È meraviglioso. È un trattamento che nella mia collezione non manca mai, assolutamente. Niente, lo adoro. Scatolina numero 3. Ah, ok. Prodotto skincare. Questa è la... Ah, questa l'ho provata, questa è fantastica. Ho provato anche il contorno occhi della Lina Sephora Collection, bomba. Questa è la crema all'acido ialuronico, idratante ed illuminante. Questa linea è meravigliosa. La 4. Bello. Nella numero 4 voglio andare... Ah, adoro, fantastico. Non ho mai provato la pinzetta per sopracciglia di Sephora. E appunto abbiamo una pinzetta per sopracciglia che anche queste, non so te, ma io le perdo continuamente. E non so, vediamo com'è, però è classica linea assolutamente minimal. E vediamo un po' come si comporta, se strapperà anche i peletti più malefici, più sottili. Molto, molto bene. Scatolina numero 5. Un blush. Io recentemente ho comprato il numero 6 perché è il preferito di Ariel, il makeup artist di Kylie. E questo qui è nella colorazione numero 22. E posso dire che questi blush sono stupendi. È questo bel rosato e poi, cioè, ti dirò, durano un casino. Questo qui si vede poco poco perché è bello tenue, si può tranquillamente stratificare, non fa quello strato polveroso. E poi è un packaging che è troppo... Troppo carino. Era la 5, quindi la 6. Ah, hola. Abbiamo un piccolo pennello formato viaggio. È un pennello piatto. Che bello questo. Oh, mamma mia. È piacevole da tenere tra le mani. Comunque, un classico pennello così piatto, perfetto per applicare l'ombretto. E niente, lo trovo carino. Forse un po' piccolino, però da viaggio sicuramente fa molto comodo. Però è piacevole perché è strano, è schiacciato e quindi è bello comodo tenere, capito? Non è scomodo. E va bene, ok. Adoro. Anche un piccolo pennellino, che fra l'altro i pennelli a marchio Sephora sono veramente ottimi. Molto bene.
Pennellino occhi, fa sempre comodo. 7 te. Va bene, ok, questa ci sta, è la 01, come sempre, la super mega tinta rossa più bella, più resistente, più confortevole, duratura dell'universo. Le tinte di Sephora non ce n'è per nessuno, le adoro follemente. Quindi abbiamo trovato la nostra bella tinta rossa, che comunque nel calendario dell'avvento ci deve essere. 8 dicembre, e qui, ok, beh, anche questo è uno di quei regalini che ai tempi d'oggi rende il calendario completo. Abbiamo un igienizzante mani, questo è al cocco, adoro. Già che c'è il cocco, io sono contentissima. Super apprezzato, perché questi ormai sono diventati un po' come le chiavi di casa. Nella borsa, in qualsiasi posto, ci vogliono dietro, quindi va benissimo. Grazie! La 9 è una scatolina abnorme. È la scatola più grande di tutto il calendario, perché sto già vedendo il piano inferiore e sono tutte piccoline. Questa è in assoluto la scatola più grande. Non ho idea di cosa ci possa essere. Che carino! No, vabbè, adoro! Abbiamo il rullo di Giada con tanto di pochettina rosa. Stupendo! No, questo non lo apro, perché anche questo calendario poi me lo aprirò a dicembre. Alcune persone mi scrivono, sì, ma che senso ha riaprirlo poi a dicembre? Mi piace! Ogni tanto mi dimentico, apro talmente tanti calendari che poi mi dimentico i contenuti, quindi a dicembre mi voglio gustare tutti i miei calendari preferiti, quindi questo sarà uno tra quelli. Abbiamo comunque il classico rullo di Giada, bellissimo questo colore, ed è bello perché comunque c'è anche la sua pochettina per contenerlo. Stupendo! Andiamo avanti, la numero 10, e troviamo una maschera per il viso. Questa è la maschera purificante, sono quelle maschere che vanno proprio in posa 5 minuti, ve l'ho detto già milioni di volte, le maschere di Sephora sono tra le mie preferite in assoluto e sono sempre stracontenta quando le troviamo, perché comunque le uso, le faccio, so che mi piacciono. Trovarle nei calendari è ancora più bello, adoro. Scatola numero 11, dov'è l'11? Ah, è qua, è mini mini mini, oddio che carina la nostra scatola piccola piccola numero 11. Un ombretto, che bello! È questo ombretto, oh cavolo, questo ha la plastichina, vediamo se sono brava a non tritarmi le unghie. Questo è nel colore, no, bellissimo il nome, Pinkalicious, stupendo! Ed è questo ombretto metallico. Ah però, cioè sembra un ombretto di Huda Beauty, cavolo che bello! È stupendo, strapigmentato. No, vabbè, adoro. Molto, molto carino. Andiamo avanti. La numero 12. Anche la 12 bella pesante. Un siero. Quale siero è questo? Questo è il Super Siero Ultra Illuminante. Vitamina C e vitamina E. 97% di ingredienti di origine naturale. Perfetto per questo periodo, perché comunque questi sieri comunque oleosi, per me che ho la pelle secca, sono la vita. Sono estremamente essenziali. Molto bello, molto bello. Finora calendario bellissimo, posso dire? Numero 13. Scatolina leggera, leggera. Cos'è? Ah, la matita occhi! Una matita occhi, fra l'altro sto leggendo adesso Waterproof. Questa è nella colorazione numero 13, tirami su. Stupendo! Mi vuole quasi di mangiarla. Cioè, la sto appoggiando. È morbidissima. Non ho mai provato le matite occhi di Sephora. Cioè, questo colore scorre che è una meraviglia. Bello questo colore. Molto, molto bello. La numero 14. Vediamo cosa ci nasconde. Un'altra maschera. Che brutto queste maschere così accartocciate. Adoro! Abbiamo anche una mega maschera per i capelli. Queste sono fantastiche perché sotto hanno anche la cuffietta per, appunto, ti fai tutto l'impacco con la tua maschera e poi c'è anche la cuffietta da mettere sopra. È super divertente. Fra l'altro hanno anche dei disegnini. Questa chissà cosa avrà. Questa al mango, perché questa qui al mango non l'ho mai provata, è fatta quella al cocco ovviamente. Questa è una maschera fortificante. Si può tenere in posa anche tutta la notte, perché veramente vanno a nutrire per bene il capello. Adesso sono curiosa di scoprire il disegnino che avrà questa cuffietta, però fa troppo ridere. E qui c'è ovviamente tutta la nostra maschera. Ce n'è un bel po', quindi assolutamente, anche perché ha i capelli molto più lunghi, ce n'è. Proseguiamo, numero 15. Torniamo alle scatoline mini mini.
e troviamo una beauty sponge. Anche queste, che bello, perché le spugnette non sono mai abbastanza. Questo giallino è proprio nel mood del calendario dell'avvento, bellina, ha questa forma tipo a goccia ed è anche comoda da tenere. Scatolina numero 16. Oh, adoro, volevo provarli questi gloss. Packaging, posso dire che è bellissimo. Questo qui è lo 01, è il gloss assolutamente trasparente. Anche di questi ho sentito parlare veramente, veramente tanto. Grazie. Scatolina numero 17, anche questa bella pesante. Ok, anche questo è un prodotto che comunque ci fa sempre stracomodo, soprattutto nei viaggi. Abbiamo trovato l'acqua micellare. Questa qui non credo di averla mai provata. Beh, adesso la proverai. Scatolina numero 18. Ah, anche questa, mamma mia che buona, è la crema mani. Anche la crema mani nei calendari è una di quelle cose che oltre al prodotto rosso ci vuole, perché comunque d'inverno le creme si usano e vanno utilizzate. Questa qui è al cocomero. Forse avrei scelto un altro tipo di ingrediente, perché il cocomero comunque mi fa pensare a una cosa più estiva, no? Però vabbè, dai, ci piacerà il profumo. Queste creme mani mi piacciono tanto per il packaging, sono troppo simpatiche. La numero 19. Ah, ok, e abbiamo il nostro bellissimo vettone. Si sbatti negli anni quanti ne ho comprati. Questo è un bel rosso che sta benissimo con la 01, con la tinta. Questo è nel colore My Super Hero, un gran bel rosso. Questi ovetti sono troppo simpatici, davvero belli. 20 dicembre, siamo quasi agli sgoccioli di questa prima parte. Qui vediamo cosa ci porta, cosa ci porta. Ah, bellissimo questo. Anche questo è tra i miei preferiti perché è al cocco. Io adoro il cocco. Bellissimo. Hanno messo proprio il lip balm che adoro. È super bello, bello idratante. Non è quel cocco che ti dà fastidio dopo un po'. È proprio piacevole. Beh, poi ha tutto il packaging in cartone che si apprezza anche per questo. Scatolina numero 21. Caspita, questa pesa. Hola! Crema notte? Vieni fuori. Ah! Abbiamo la sleeping mask. Osta, ci sono anche peptidi. I peptidi sono un ingrediente che nella skincare mi piacciono tantissimo. Non ho mai provato questa crema notte. Molto bella, adatta anche a pelli sensibili. Comunque sto vedendo, che bello, questa mi incuriosisce da matti. Non l'ho mai provata. Bene, ho trovato l'occasione giusta per provarla. No, oh, che bello. Scatolina numero 22. Qui, ah ok, troviamo. Che fastidio che mi danno queste cose cartocciate. Abbiamo trovato i patch per i contorno occhi, che anche questi sono fantastici. Sono idratanti, illuminanti ed illuminanti. Illuminanti ed illuminanti, ma cosa, che sto dicendo? Vabbè, sempre al cocomero e niente, adoro. Penultima scatolina di questo calendario numero 23. Peccato che non ci sia anche il 25, perché avrebbe completato insomma il tutto, no? Quindi abbiamo questo giorno di stacco per Natale. Peccato. Dicevamo, nella nostra 23 troviamo... Anche questa cosa super utile, e sono i dischetti struccanti riutilizzabili. Questi qui sono perfetti, zero sprechi, si lavano e li riutilizzi senza problemi. Ce ne sono due, credo. Sì, ce ne sono due. Non sembrano neanche in tessuto. E siamo arrivati alla nostra ultima scatolina. Ah, adoro! Abbiamo un bel mascara in full size. Questo è il Big By Definition. Devo vedere questo effetto multiplo, dice. Non l'ho ancora provato questo mascara, ma lo scovolino sembra promettere bene. Proviamolo. Bello, dai, abbiamo concluso con un bel prodotto full size e cioè questo calendario è bellissimo. Mi è piaciuto un sacco. Ma non abbiamo finito, perché abbiamo la pausa da pranzo del 25 di dicembre e poi il 26 ripartiamo con l'apertura del nostro calendario che ci accompagna fino alla fine dell'anno. L'anno scorso mi ricordo, andava aperto qua. Ok, faccio finta che io non abbia scartato qualche, perché facevo così fatica ad aprirlo. Comunque, stavo dicendo, il 26 di dicembre continuiamo la nostra apertura e l'anno scorso mi era piaciuto tantissimo, quindi andiamo a vedere quest'anno. Che scema che sono, fatto apposta per essere aperto così. Ma io non ce la faccio. No, vabbè, che carino! Guarda che carino che è! Quindi proseguiamo la nostra apertura con il 26 dicembre. Mi fa strano dire 26 dicembre. E qui... Cavolo, pesa questa scatola.
bellissima, proprio continua con il design, il colore del calendario da 24 giorni. Vediamo qua, che bello l'interno così bianco e nero, adoro. Qui vediamo, ah, ci sono due cose, ehi là, ci sono due cose, che bello. Abbiamo il doccia schiuma al monoi, questi qui stracomodi da portare in viaggio quando si va una notte fuori, questi qui sono stupendi perché lasciano anche un bel profumo. Ed abbiamo anche le salviette al carbone esfolianti, questo assolutamente mai provato, questo sì, e mi piace tantissimo, adoro. No, che bello, due regalini. Anche l'anno scorso in alcune caselle c'erano più di un regalo, quindi bellissimo. Questa è la numero 27, anche qui intravedo due regali. No, vabbè, che bello. Abbiamo un campioncino della crema idratante ed illuminante. E poi il... ah, ok, bellissimo. Un altro patch occhi sempre al cocomero. Maschere siamo belle, belle piene. Ecco, forse avrei messo una maschera diversa. Vabbè, comunque, niente, ci piacciono lo stesso. Numero 28. Bello questo giallo. Mamma mia. Vediamo qua cosa troviamo. Anche qui due prodotti e troviamo la maschera labbra alla ciliegia, questa è la mia preferita, quindi sono contentissima perché la adoro follemente invece da matti. Ed abbiamo anche qui un balsamo labbra al cocomero, packaging sempre in carta, ma che belli. Numero 29, che carino, c'è una faccetta qua. Oh, vediamo qui cosa troviamo, altri due prodotti, uno incartato. Oh, cos'è la 13? Sì, quanto mi piace questa tinta. Questa anche lei è super bella, la famosi, cioè la 01, la rossa, e la 13 e anche la 6 sono le mie preferite in assoluto. Anche questa qua era super virale, tutti avevano questa tinta, se non avevi la 13 non eri nessuno, hai capito? Perché è troppo bella. E questo nude rosato, assolutamente anche lei dura una vita, davvero bellissima. No, che bello, adoro, sono più attenta. E poi non è finita perché abbiamo un altro blush, dimmi che non sia lo stesso. No, non è lo stesso, è lo 01, ti chiami Shame on You. Allora, anche qui, ah beh, questo è un rosa veramente super naturale, si vede poco poco, però davvero carino, bello bello. Poi ovviamente tutti i blush hanno il proprio specchietto. Arriviamo al 30 di dicembre, fa strano. E qui abbiamo la lima per le unghie, anche queste stracomode, io non prenderò mai più in giro le lime perché ci sono servite. E poi qui abbiamo qualche altra cosa, un altro smalto, e troviamo il top coat, smalto assolutamente trasparente che va applicato sopra il colore, ovviamente dove volte che si è asciugato. La professoressa è arrivata. E niente, anche questo è un prodotto che io ho sempre utilizzato perché gli smalti di Sephora mi sono piaciuti da sempre. Quindi bene 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 bene, andiamo ad aprire Glam Time. Oh, ci sono anche delle frasi. Ah sì, me ne sono accorta adesso, yeah. Comunque, questa è la nostra ultima scatolina. Salutiamo questo anno un po' così strano, perché per me è stato molto molto strano. E vediamo Sephora cosa ci regala il 31 dicembre. No, bellissimo, sembra una caramella d'oro. Comunque, aia, ho questa felpa che ha dei cosi così anche dietro la schiena e mi strappa i capelli. Comunque, qui abbiamo una matita nera, ovviamente ci vuole. Questa qui è piccolina, travel size, ed è appunto la Intense Black. Bella, bella, bella nera. E per finire troviamo forse un altro ombretto. Sì, concludiamo con un ombretto shimmer, è il 281 Nacré. Vediamo com'è. È delicato, ha questa perlescenza ma non ci sono glitter in evidenza, però bello. Ecco, ha fatto look, metti l'ombretto così, la matita nera e sei super sex per Capodanno. Niente, posso dire che questi due calendari sono bellissimi, sono veramente belli, sono troppo contenta, sono i miei classici preferiti. Quando ho visto la 13 mi sono emozionata. Fammi sapere tu ovviamente cosa ne pensi di questi due calendari dell'avvento. Per me insieme sono perfetti perché si conclude comunque l'anno, quindi la trovo una cosa veramente carina, una bella coccola. Io ti ringrazio per aver guardato il mio video, spero che ti sia piaciuto e che ti abbia fatto un po' di compagnia. Ti mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo calendario. Ciao ciao. Insieme.